messo un parafango sotto al sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. Altra particolarità nuova è stata quella di rendere queste ruote smontabili, non come nelle normali motociclette che sono montate a forcella con un perno trasversale, così che in caso di foratura della gomma è necessario sfilare il perno e togliere la ruota e quindi smontare. Mentre qui si è realizzato un sistema analogo a quello che è usato ampiamente sui carrelli degli aeroplani, in cui la ruota è messa a sbalzo, così che può essere agevolmente smontata analogamente a quello che si fa sull'automobile. Anche l'Abruzzo ha il suo Leonardo da Vinci, nato qui a Popoli nel 1891. In pochi si ricordano il suo nome, Corradino d'Ascanio. Molti però conoscono la sua invenzione più celebre, la Vespa, lo scooter più famoso del mondo. Anche se a lui importava poco, perché Corradino sognava di volare. Inventore, ingegnere, già a 15 anni progetta un vero deltaplano. Inventa un sistema di telefoni per comunicare tra casa sua e la casa della fidanzata Paola, e poi forni elettrici, macchine a schede perforate per catalogare i documenti. Ma soprattutto Corradino progetta i primissimi elicotteri. Tra Torino e l'America, là dove migra per un certo periodo, costruisce prototipi e non si lascia scoraggiare anche se crollano a terra dopo un volo di pochi secondi. Ma nel 1930 inventa il DAT-3, il primo elicottero del mondo. Vola per quasi 9 minuti per più di un chilometro, un record. Peccato che per farlo Corradino d'Ascanio abbia prosciugato tutti i suoi risparmi. Mussolini lo incoraggia ad andare avanti, ma non gli concede neanche una lira. E così, 2 anni dopo, Corradino si adatta a un impiego nell'industria dei motori. Non è più il tempo dei record e delle traversate atlantiche. Nel dopoguerra serve altro, serve qualcosa alla portata di tutti, e l'industria chiede un nuovo scooter e lui ne inventa uno con un nome volante, la Vespa. È il successo, la moda, vacanze romane e l'Italia che corre su 2 ruote. Ma Corradino non capisce. Come può essere che tutti l'acclamino per l'invenzione di una piccola moto? Lui, che all'Italia aveva regalato il cielo, muore nel 1981 con il successo dei fatti e l'insuccesso nel cuore. D'altronde, non può che essere così per chi aspira all'alto, per chi, come lui, voleva raggiungere il cielo. Buongiorno. Buongiorno. Lei è il proprietario della casa natale di Corradino. Sì, esatto. Sono il grande inventore. Sono il proprietario di questa casa e fortunatamente, diciamo, nel tempo sono riuscito anche a trovare questo cimelio storico. Questo è un oggetto importantissimo, sembra un'opera d'arte contemporanea, ma cos'è questo oggetto? Allora, queste sono le prime ali che Corradino d'Ascanio, da ragazzo, nel 1906, insieme ai suoi cuginetti, aveva 16 anni, realizzò e fece i primi voli qui a Popoli, una cosa incredibile. 3 anni dopo i fratelli Wright. Tre anni dopo i fratelli Wright. Sì, esatto. Qual è la storia di questo oggetto strepitoso? Allora, questo oggetto è stato realizzato qui a Popoli, diciamo, insieme a questi cuginetti, e hanno rubato, diciamo, in casa le lenzuola, e per questo sono anche stati un pochettino... Le lenzuola di casa d'Ascanio? Le lenzuola di casa d'Ascanio, e sono stati anche un pochettino rimproverati per questo. Cioè, è incredibile, dei ragazzini di 16 anni a Popoli... A Popoli. Hanno tentato di volare. Hanno volato. E hanno volato. Lo scrive, volai per 15 metri una volta, scrive qualcosa del genere, quella di un Ascanio. Ma è una cosa strepitosa. È vero. E adesso lei, quando le ha ritrovate queste ali? Io le ho ritrovate subito in coincidenza con i lavori del terremoto dell'Aquila. Qui stiamo in zona rossa del terremoto dell'Aquila, e nel fare i lavori di ristrutturazione mi sono accorto che nella soffitta, sepolti, adesso diciamo non è bello dirlo, ma insomma erano sepolti da 110 anni di guano di piccione.
Io la ringrazio tantissimo per questo contributo, per questo incontro. Le chiedo di guardare dentro quella telecamera e di dirmi il suo desiderio personale più importante. Io lo ascolterò quando arriverò a fine tappa, proprio all'Aquila a 10 anni dal terremoto. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Beh, il mio desiderio... L'elicottero, come tutti sanno, fu ideato da Leonardo da Vinci, che nei suoi appunti relativi allo studio del volo asserisce: «Trovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, voltato con prestezza si fa la femmina nell'aria e monterà in alto». Con semplicità e precisione egli definì nella sua essenzialità il funzionamento dell'elicottero. Tuttavia, alcuni secoli sono necessari affinché la tecnologia consenta di realizzare a Forlanini la sua macchina volante. Si tratta di un elicottero di diametro superiore a 1,70 m, con motore a vapore, costruito dall'ingegnere milanese nel 1877 presso l'officina del genio di Alessandria. L'elicottero Forlanini è da considerare la macchina più pesante dell'aria per prima sollevatasi in volo, animata da un motore tecnico. Tra il 1919 e il 1926, soprattutto in Francia, molti si cimentano con alterne fortune nella realizzazione di un modello di elicottero che risolvesse il problema del volo verticale. Emiken costruisce una macchina con strutture a croce fornita di 4 eliche in funzione di rotori che percorre la distanza di 1600 metri a velocità variabile che raggiunge 24 km all'ora. Contemporaneamente il marchese Pateras de Pescara costruiva vari modelli di elicottero la cui ultima versione aveva 2 rotori e un motore di 250 cavalli vapore.
ma che non dava risultati soddisfacenti. È da rilevare che quest'ultimo elicottero era dotato di un dispositivo per la variazione del passo ciclico, già sperimentato in forma diversa dal Cornu. Deludenti sono anche le sperimentazioni di Georges de Beautessin, che opera negli Stati Uniti presso il campo sperimentale di McCook Field, dove il progettista, per incarico del servizio aereo dell'esercito statunitense, costruisce una gigantesca struttura rivelatasi poco funzionale. Negli stessi anni lo spagnolo La Sierva, sfiduciato dai tentativi fatti con l'elicottero, progetta l'autogiro, servendosi di uno snodo cardanico per inserire le pale del rotore nell'albero, che in tal modo potevano ruotare sul loro asse longitudinale, alzarsi ed abbassarsi all'aumentare e al diminuire della portanza. Ne derivava una maggiore stabilità e manovrabilità del mezzo. Nel 1926 l'ingegnere Corradino d'Ascanio inizia a Popoli la costruzione. Il paradiso dove è nato il nostro amor, per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fior. Vado a zonzo, me ne vo di qua e di là. È da sottolineare la molteplicità d'uso delle numerose versioni Vespa, come il furgone Ape, destinato al trasporto merci, e presentato all'esposizione di Milano del 1946. La Vespa Sidecar, molto in voga per un certo periodo a cavallo degli anni 50, anch'essa sicura ed affidabile. Nel 1955 D'Ascanio, con la sua inventiva instancabile, progetta la Vespa 400. È una piccola automobile per uso strettamente utilitario, con motore bicilindrico a due tempi montato dietro l'asse posteriore. La Vespa 400 viene prodotta in serie in Francia ed ottiene un discreto successo. Al grandissimo successo avuto dalla Vespa aveva contribuito l'esperienza di Corradino d'Ascanio sulle costruzioni aeronautiche, dove il binomio di leggerezza e robustezza è base di ogni progettazione. Le successive operazioni di restyling hanno contribuito a produrre miglioramenti nell'aerodinamica e nel sistema di guida, sempre però nel pieno rispetto della concezione originale che tuttora rimane rivoluzionaria ed inimitabile. La storia di questo grande e geniale ingegnere aeronautico italiano rimarrà per sempre legata alle sue due creature, due realizzazioni che hanno determinato una straordinaria evoluzione nel trasporto aereo e di terra. L'elicottero, ovvero l'espressione tecnologica del controllo del volo. La Vespa, ovvero la rivoluzione nello spostamento e nel trasporto su due ruote.
Non si ferma mai.
padre, me qua padre, niente voglio fa. Tra la la, tra la la, tra la 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 la. Tra la la, tra la la, tra la 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 la. È il 1946. L'Italia esce distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale. Come nelle altre nazioni coinvolte nel conflitto, le città sono un cumulo di macerie. La guerra, con le sue esigenze di risorse umane e materiali, si è presa tutto lasciando dietro di sé una popolazione alla paralisi. Mancano i generi di prima necessità, manca il lavoro, ovunque è povertà e desolazione. L'economia è nelle mani del mercato nero. A molti la guerra ha portato via anche la casa, ma almeno, ora che l'incubo delle incursioni aeree appartiene al passato, la gente può ricominciare a pensare al futuro. Pietra su pietra si ricostruisce con le proprie mani e con le proprie capacità la possibilità di tornare ad una vita dignitosa. Nelle capitali di tutta Europa si lavora intensamente a ripristinare le vie di comunicazione, si riparte da nuovi aeroporti e dal rilancio dell'aviazione civile. La Piaggio, già attiva nel settore navale e ferroviario dagli albori dell'età industriale, entra in quello aeronautico ai primi del Novecento, intuendo le potenzialità di questo nuovo ramo dei trasporti. In Liguria e in Toscana, gli stabilimenti Piaggio rispondono prontamente alla domanda del mercato bellico con la progettazione di velivoli come il P-108, un quadrimotore di 26 metri di apertura alare, e la costruzione di potenti motori stellari. Ma se la guerra spinge a un forte sviluppo l'industria di approvvigionamento militare, la pone altresì tra gli obiettivi primari dei bombardamenti nemici. Alla fine della guerra, soprattutto negli stabilimenti toscani, c'è un cumulo di macerie. Enrico Piaggio si trova uno stabilimento distrutto, con una caduta di occupazione che passa da 10.000 operai prima della guerra a 60 operai nel 45, quindi la completa distruzione di quelli che sono non soltanto gli prodotti ma anche gli impianti, e questo è tragicamente importante per chi fa impresa. Alla fine della guerra, oltre la metà delle strade e dei ponti del nostro paese è impraticabile. Il problema della mobilità appare subito come uno dei più pressanti per rimettere in moto l'economia, non solo sul piano nazionale, ma anche su quello locale. Si ripristinano linee tranviarie e servizi pubblici urbani per dare alla gente la possibilità di tornare al lavoro. L'industria lamenta l'assoluta mancanza di materie prime. Per ripartire si attinge dai rottami della guerra e dai vasti cimiteri degli aerei militari smembrati addirittura a colpi di scure. Appositi forni inghiottono pezzi di carlinghe e di ali per restituire alluminio e altri metalli necessari alla ricostruzione. Aiuti ai paesi devastati dalla guerra arrivano da istituzioni internazionali e dagli Stati Uniti, che organizzano perfino un convoglio chiamato il Treno dell'Amicizia per raccogliere beni di prima necessità. Una gara di solidarietà si scatena attraverso il continente nordamericano in soccorso delle popolazioni d'oltreoceano. Un po' alla volta il paese si rimette in marcia, pedalando in bicicletta o, i più fortunati, in sella ad una moto. Ma la grande massa soffre della mancanza di mezzi di trasporto a buon mercato e di un sistema pubblico che al momento appare ancora del tutto insufficiente. In questo quadro sociale,
Enrico Piaggio matura la sua idea di lanciare un prodotto del tutto nuovo. Enrico Piaggio, quando cambia completamente la produzione dagli aerei di 26 metri di apertura all'aria a un veicolo che è poco più di un metro sostanzialmente, un metro e mezzo, è chiaro che fa una scelta imprenditoriale profonda. Sostiene che sia necessario contribuire per un imprenditore, contribuire a che il paese possa tornare alla normalità, contribuire a questa ricostruzione in senso sociale oltre che in senso economico, quindi andare oltre quelle che sono le finalità produttive dell'impresa. Per la realizzazione di questo nuovo prodotto, Enrico Piaggio si affida a uno dei suoi uomini migliori, Corradino Dascanio. Geniale progettista aeronautico che nel 1930 aveva fatto volare il primo elicottero italiano, come lui stesso racconta in una rara intervista. Con le mie esperienze aeronautiche rimontano già quando ero bambino, che mi dilettavo di fare modelli, eccetera. Siccome tutta l'aviazione e l'industria aeronautica languiva, io pensai che la cosa importante era realizzare l'elicottero a cui avevo pensato sempre. Riuscì a fare questo elicottero. Questo elicottero, pilotato dal allora maggiore Nell, ha battuto i primi record mondiali di lunghezza, durata e distanza. L'elicottero di Dascanio volò per quasi 9 minuti, raggiungendo l'altezza di 18 metri e una distanza di poco meno di 2 chilometri. Il volo è la grande passione di Dascanio. Nel 1931 inventa l'elica a passo variabile, un'innovazione straordinaria nella tecnologia aeronautica. Ma la sua genialità inventiva non ha confini. Appena passato il cataclisma della guerra, il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti. E naturalmente io ho l'idea di progettare un oggetto nuovo, e mi sono entusiasmato moltissimo. Era un inventore di tutto, di qualsiasi cosa c'era da costruire, da risolvere, qualcosa lui andava e la inventava. Quando mi sono rotta il braccio destro, quindi non potevo scrivere, lui mi ha fatto un carrello di legno con le ruote per spostare il gomito e una molla che teneva una penna con la quale potevo scrivere, quindi io speravo di non andare a scuola per un po' di tempo, invece potevo fare tutto tranquillamente. Anche nella memoria delle sue nipoti, l'invenzione della Vespa non è che una delle tante felici intuizioni del nonno Corradino. A lui la moto non gli piaceva come mezzo di locomozione, gli piaceva la macchina e gli piaceva volare. Lui non l'ha mai ostentata la Vespa, nel senso, noi non ci ha mai portato a giro in Vespa. Ci portava a giro in macchina più facilmente con la... quella 400 Vespa, quella macchinetta. Era molto spiritoso lui, gli piaceva scherzare, c'aveva sempre la battuta pronta, era sempre allegro e c'aveva questa familiarità con i giochi di prestigio. Poi lui suonava il violino, si ricamava, faceva l'uncinetto, faceva tutta una serie di cose per tenere le mani in moto. E la funzionalità era una delle cose principali, lui se c'aveva da risolvere un problema, trovare una soluzione, la soluzione doveva essere prima funzionale, poi estetica. E infatti, come lui stesso racconta, il progetto della Vespa nasce partendo dall'uomo e dall'idea di farlo sedere comodamente. Ho messo un parafango sotto al sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. Altra particolarità nuova è stata quella di rendere queste ruote smontabili, non come nelle normali motociclette che sono montate a forcella con un perno trasversale, così che in caso di foratura della gomma è necessario sfilare il perno e togliere la ruota e quindi smontare. Mentre qui si è realizzato un sistema analogo a quello che è usato ampiamente sui carrelli degli aeroplani, in cui la ruota è messa a sbalzo, così che può essere agevolmente smontata, analogamente a quello che si fa sull'automobile. La Vespa di Dascanio è preceduta in realtà da un curioso prototipo progettato dall'ingegner Spolti all'interno della stessa Piaggio negli ultimi mesi di guerra e battezzato scherzosamente Paperino dagli operai che lo hanno costruito.
Enrico Piaggio resta colpito dall'idea di quella piccola moto carenata, ma non ne apprezza le linee e invita l'ingegner D'Ascanio a sviluppare il progetto. In breve tempo, D'Ascanio disegna un veicolo dalle forme semplici e tondeggianti, con delle caratteristiche tecniche a dir poco rivoluzionarie non solo rispetto al Paperino, ma a tutta la produzione motociclistica realizzata fino ad allora. D'Ascanio si avvale della sua esperienza aeronautica, ma certe scelte sono dettate dalla sua convinzione che le motociclette siano un mezzo scomodo e sporchevole. L'MP6, questo è il nome tecnico del nuovo veicolo, non è una moto carenata, ma uno scooter con una carrozzeria autoportante. Ha il cambio al manubrio, il motore collegato direttamente alla ruota posteriore, le ruote a sbalzo. Il progetto convince in pieno Enrico Piaggio che quando vede la prima realizzazione, un po' per la forma, un po' per il rumore, esclama «Sembra una Vespa», conferendole per sempre il nome. Nell'aprile del 1946 la presenta sul mercato. Avendo messo in vendita i primi 50 veicoli, i primi 50 pezzi, 48 vengono venduti immediatamente, due gli rimangono sostanzialmente invenduti. Nonostante questo, decide di mettere in produzione 2.500 pezzi circa. Questo è una riprova di quella imprenditorialità, di quel coraggio che probabilmente è ereditato dal padre, che quindi, nonostante che il mercato possa apparentemente sembrare un mercato poco propenso ad accettare un nuovo prodotto rivoluzionario come Vespa, l'imprenditore comunque crede che il prodotto sia un prodotto che meriti di essere immesso sul mercato ampio e appunto decide di mettere in produzione in serie. L'intuizione di Enrico Piaggio si rivela giusta. Nell'arco di pochi mesi, il piccolo scooter nato dall'industria aeronautica decolla. Altri scooter si erano già affacciati sulla scena in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma nessuno aveva raggiunto neanche lontanamente i risultati della Vespa. Gli stabilimenti di Pontedera lavorano a pieno ritmo e nel 1953 viene presentata la Vespa numero 500.000. Tre anni dopo, nel 1956, a 10 anni dalla sua nascita, si festeggia la milionesima Vespa. Sono numeri che forse oggi non impressionano più di tanto, ma a quell'epoca erano veramente numeri mostruosi. Numeri fatti in Europa, cioè era un imprenditore che aveva una visione mondiale del problema. Già a partire dai primi anni 50, Piaggio si avvale infatti di licenziatari estere per distribuire il prodotto in maniera più capillare anche in altri paesi. Ricordo che nel 61, quando sono entrato in Piaggio, Piaggio aveva già 6 stabilimenti all'estero, cioè quindi l'Europa era stata invasa, possiamo dire, da questo prodotto immediatamente. Esistevano stabilimenti di produzione in Spagna, in Francia, in Belgio, in Inghilterra, in Germania e poi fuori Europa, in Brasile, negli anni subito successivi in India, con un successo veramente senza confini, si può dire. Come Piaggio aveva voluto, la Vespa è diventata il veicolo alla portata di tutti. Si usa per andare al lavoro e grazie alla carrozzeria che protegge le gambe e nasconde il motore, non sporca nemmeno quando si viaggia su strade sterrate. Può essere guidata anche dalle donne, in un tempo in cui le donne hanno parte sempre più attiva nella vita sociale. Ma rappresenta anche una nuova forma di evasione in un mondo che si è finalmente lasciato la guerra alle spalle. È il mezzo con il quale la domenica si possono raggiungere destinazioni di piacere per staccare dalla settimana di lavoro. Se l'automobile è ancora un privilegio per pochi, la Vespa è il più diffuso veicolo per la famiglia degli anni 50. Era la primavera. Nonostante sia conosciuto come l'inventore della Vespa, a me quello che mi ha colpito di tutti non è stato tanto questo quanto il suo essere un fanciullo. Come spesso tutti i grandi inventori, come tutte le persone che hanno delle intuizioni geniali, spesso nascondono dentro di sé un animo fanciullesco.
Il suo essere bambino, come dice l'attore Luca Zingaretti, ha reso l'ingegner Corradino D'Ascanio, l'inventore della Vespa, un uomo sempre ricco di entusiasmo. La sua creatività ha spaziato nel mondo dell'ingegneristica con progetti che sono andati oltre le due ruote, dai prototipi di aerei all'elicottero moderno disegnato tra il 1945 e 46. Racconti di come la geniale fantasia di quest'uomo è arrivata, scomponendo un aereo, a comporre il mezzo di locomozione più sognato al mondo, cioè la Vespa. Il suo sogno, che era quello di fare degli elicotteri, e il suo difetto, se così si può dire, è stato quello di averli inventati troppo presto, perché, come dice lui in una sua lettera, il mio grande difetto è quello di essere arrivato con le mie intuizioni 10 anni prima che poi servissero al mondo, insomma. Qui siamo nel Museo Piaggio, dove, con un percorso diviso in 4 parti, si celebra la geniale unicità di questo abruzzese di popoli, protagonista della storia industriale italiana e dello stile. Uomo, genio, mago, mito, nel riproporre il suo luogo di lavoro, la scrivania, gli appunti e il tecnigrafo per i progetti meccanici, si scopre la sua passione per il volo e la sua capacità di razionalizzare la fantasia e far diventare un sogno un'opportunità che tutti possono accarezzare. Dalla nascita del primo modello della Vespa 98cc, brevettata nel 1946, a oggi, il successo grazie a lui è stato dirompente. 17 milioni le Vespe prodotte e vendute in tutto il mondo, senza contare che numerosissime sono oggi le copie e le imitazioni. In questi giorni è stato proposto un omaggio al capostipite della Vespa, cioè il prototipo MP6, con un nuovo veicolo, la 46, che riprende alcuni tratti della sua progenitrice, ma ha un propulsore modernissimo, ovviamente. Il monocilindrico di 125 cm cubi, 4 tempi, 3 valvole e raffreddamento ad aria, interamente progettato a Montedera. E così la storia continua. Signor Nino, può parlarci di Corradino D'Ascanio? Corradino D'Ascanio è nato a poco di febbraio 1891, morto a Pisa il 1990, laureato al Politecnico di Torino. Il fatto volontario alle guerre di Torino è stato simile al genio aereo. Già mostrò una certa attinenza con gli aerei, eccetera, in quanto già da ragazzo lui pensava di voler volare. Se gli uccelli volano, anche gli uomini possono volare. Infatti, da ragazzo, quando il padre, proprietario del rilievo, e cacciatore, che portava gli uccelli, lui studiava le ali, in quanto la sua idea era di volare. Apriamo una parentesi: all'età di 14 anni, insieme con 2 cugini, si è costruito delle ali. Si è costruito un deltaplano insieme con i cugini Gaetano De Michele e Carlo De Michele, e con i cugini ha portato tutto questo in una contrada di popoli nei pressi delle sorgenti del Pescara, e di lì ha tentato a volare. Ha fatto un percorso di 30-40 metri e poi, ovviamente, quindi la sua idea era volare, e per questo, appena laureato in ingegneria, si è dedicato alla piazzuola. Un suo primo intervento, allora, negli aerei, se gli aerei si alzavano a delle altitudini tali, l'olio, essendo la temperatura bassa, si gelava. Lui trovò il sistema
di far attraversare i tubi dell'olio attraverso gli scarichi, a ciò che l'olio non si girasse. Quindi era già dimostrato di avere una certa attitudine alle ricerche, a fare. Tornato da lì, fece amicizia con l'ingegner Pompilio, anche uno studioso di aerei. E finita la guerra si trasferì in America insieme con l'ingegner Pompilio per iniziare un'attività per lo sviluppo aereo. Andarono in crisi e si dovette adattare a più lavori. Conobbe il figlio di Gabriele D'Annunzio, col quale aveva già dato un'attività per creare un piccolo velivolo, e anche quello. Dopodiché tornò a Popoli agli anni 20, fu assunto al comune come responsabile dei servizi elettrici, ma nel contempo si dedicò anche a fare progetti per lavori civili. E apro una parentesi, questo fatto che lui si dedicò a lavori civili, ebbe l'occasione di conoscere un mio nonno acquisito, sarebbe nonno di mia moglie, col quale ha lavorato. E il giorno in cui io insieme ho pranzato con lui e dissi Piero, e lui dimostrò veramente, dice, che il signor Gagliardi era stato un suo amico, e con questo aprimo un po' il discorso. Ovviamente lui non parlò di Vespe, perché il suo tasto era solo uno. Per lui esisteva l'aereo e l'elicottero. Entrò alla Piaggio, che era una fabbrica aeronautica, in virtù di una sua invenzione, l'elica a passo variabile. L'elica a passo variabile non era altro che il cambio a un aereo, in quanto quando le eliche erano fisse bisognava accelerare per variare le velocità. Piaggio iniziò a costruire le eliche a passo variabile e assunse come direttore del settore Corradino D'Ascagna. E da allora, insieme con l'ingegner Piaggio, che a me Corradino, l'ingegner D'Ascagna, parlando, non mi ha mai detto l'ingegner Piaggio, lui lo chiamava Enrico. Quando doveva rivolgere, parlare dell'ingegner Piaggio, lui diceva Enrico, e iniziò la sua, a parte che già a Pescara aveva costruito un elicottero nelle officine Camplone. L'elicottero si era alzato, però c'era un fatto che l'elica, un albero coassiale, le due eliche erano rigide, pertanto l'abitacolo sentiva l'influenza dell'aria, essendo le pale rigide. A quel punto, parlandone, io gli feci osservare e gli dissi, ingegnere, quel cardanico, e lui mi rispose esattamente, ma il cardanico, gli mancava il cardanico. E di lì lui capì che mi intendevo di meccanica e incominciò a raccontarmi tutta la sua storia, con lo studio degli elicotteri e con
il connubio della Piaggio, di Enrico Piaggio, che ovviamente era chi investiva nella costruzione. Però purtroppo nel mondo capita questo, uno può avere tutte le capacità di questo mondo, ma se non ha un bizzico di fortuna non sempre si arriva. L'ingegnere Tascanio ha avuto tanto, ha costruito un forno elettrico, aveva costruito un ricercatore automatico per uffici delle varie pratiche, pneumatico, aveva tante idee e le portava, però non ha avuto tanta fortuna. Ok. Allora lui mi ha parlato, tutto il suo lavoro con Piaggio, con Enrico Piaggio, fino all'ultimo al Dato 953, penso di non sbagliare, doveva essere quello nel aveva previsto per quel pezzo, che aveva già due eliche, un anteriore e un posteriore, un motore di 400 cavalli che l'Alfa Romeo gli aveva garantito di fornire. Nel momento in cui dovevano montare il motore e c'era la scadenza per la prova del brevetto, l'Alfa Romeo disse di non avere il motore. A questo punto mi disse, vedi davanti, a questo punto non sapevo cosa fare, avevo il mezzo pronto, non avevo il motore, ho cercato dappertutto e me l'ha fornito la Franklin, però di 250 cavalli, quindi di 150 cavalli in meno di quanti io avevo progettato. Però ciò nonostante l'aereo si è elevato, ha volato, solo per un qualcosa del pilota ha toccato un'ala per terra, l'hanno fatto scendere e il brevetto non l'ho avuto, nonostante il pilota avesse garantito la maneggevolezza dell'aereo, la funzionalità, avesse garantito che l'aereo andava come si doveva, però non è stato messo. A questo punto la sera, qualche sera dopo, l'ingegner Piaggio lo chiamo in ufficio e gli disse, senti Corradino, basta questo affare, io non lo voglio più sapere dell'elicottero, basta, in quanto poiché Piaggio nel 1946, l'ingegnere Piaggio aveva dato incarico nel 1946 di costruire un mezzo di trasporto da poter sostituire la bicicletta e costruire la Vespa. La Vespa ha avuto un grande sviluppo, come ce l'ha tuttora, e ed l'ingegner Piaggio, quando l'ho chiamato, gli ha detto, senti Corradino, io sto facendo un sacco di soldi con quel giocattolo e dell'elicottero non ne voglio più sapere. A questo punto, in modo un po', diciamo, malcauto, non lo so com'è, io andai e disse, però ingegnere, lei è conosciuto in tutto il mondo con la sua Vespa, lei ha fatto un mezzo che... E ho avuto una risposta veramente che mi ha fatto capire la sofferenza di Corradino e Tascanio di aver sospeso i lavori dell'elicottero. Il suo sogno è morto lì. Quindi era il giorno 5 agosto che è morto il sogno di Corradino e Tascanio,
del 1953. E quando io gli ho detto questo, lui mi ha dato una sola risposta, ma mi senti davanti, a me la Vespa mi ha punto. Io sono stato punto dalla Vespa. A questo punto, ma in che senso, ingegnere? Vedi, se il giocattolo non avesse avuto lo sviluppo che ha avuto, Enrico sarebbe andato avanti con l'elicottero. Invece si è fermato lì. Quindi non è che la Vespa l'abbia dato questo grande soldo. Infatti l'ha dimostrato che in tutto il mio discorso con lui a pranzo, che è durato circa 3 ore, lui non ha mai parlato della Vespa. E questo per me è un ricordo che serverò finché avrò i miei giorni di vita, e non so se lo incontrerò dall'altra parte, ci potremo salutare ancora. Grazie. Grazie Nino D'Amato, grazie.